benvenuti a Volon Write You. Trasmissione realizzata dall'associazione Volon Write in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Volon Write You. Io sono Marco, qui con me c'è Mauro che condurrà insieme la puntata. Ciao a tutti. E oggi parleremo di arte, ma non solo, di arte di fare la differenza, perché anche quest'anno si è chiuso, diciamo, il progetto, la seconda edizione, con il convegno che ci sarà lunedì 26 a Palazzo Barolo, il tradizionale ormai convegno internazionale. Abbiamo qui ospiti per parlarne insieme Anna Maria Pecci, che è l'ideatrice del progetto. Ciao, benvenuta. Grazie, ciao. E Tea Taramino, che è un artista, ma anche responsabile per quanto riguarda il comune, che è ente partner del progetto. Benvenuta, bentornata. Grazie. Ok, allora Mauro, possiamo partire con le prime domande. Perfetto, allora saluto anch'io le nostre gentilissime ospiti. E appunto, partiamo dalle origini. Come e quando nasce l'idea di arte fa la differenza? Sì, allora, questa idea è nata nel 2012, quest'anno infatti siamo alla seconda edizione del progetto. E l'idea nasce da due finalità che insomma si desiderava raggiungere. Una è quella di valorizzare il patrimonio del Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea, e nel fare questo quindi valorizzare e promuovere anche degli artisti emergenti e degli artisti outsider, ossia delle persone in situazione di disagio sociale o psicofisico o relazionale. Il punto d'incontro tra queste due finalità è dato dal trarre ispirazione dal patrimonio del museo per produrre delle opere inedite di arte relazionale che portino anche un messaggio relativo alla diversità culturale e alla differenza che ognuno di noi rappresenta. E il tutto appunto in un ambito di arte relazionale, ovvero di un'arte che in qualche modo si... è un processo che porta alla realizzazione di opere condivise, appunto da artisti emergenti e artisti outsider che quest'anno hanno lavorato in coppia e che hanno realizzato, ideato e realizzato queste opere inedite al termine di un percorso formativo che è stato però anche un percorso di empowerment culturale, in cui hanno potuto trasferirsi reciprocamente competenze, abilità e quindi lavorare effettivamente in una interazione, in un confronto e in uno scambio costante. Ok, è chiarissimo. E immagino che questo progetto abbia diversi partner. Chi sono? Sì, ha diversi partner: l'Associazione Culturale Arteco, che è promotrice e curatrice del progetto, il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino e la Città di Torino, rappresentata qui da Tea Taramino, per la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e Servizio Disabili, Arte Plurale, circoscrizioni 8 e 10. E abbiamo anche degli enti sostenitori, quali la Compagnia di San Paolo, che ci ha rinnovato il finanziamento, quindi il supporto per questa seconda edizione, la Fondazione Altamane Italia e la Città di Torino nell'ambito del bando da Giovane a Giovane, Emersione di Giovani Talenti. Bene, speriamo che tutti questi partner riescano anche a stampare il nostro catalogo. Sì, è l'auspicio. Va bene, dopo questa introduzione chiarissima, perfetta, oserei dire, facciamo la prima pausa e poi approfondiamo l'argomento. Eccoci tornati in studio in diretta e entriamo nel vivo dell'argomento parlando di arte vera e propria, dura e pura. E quest'anno il progetto si è focalizzato su tre tipi di arte: arte relazionale, partecipativa, outsider e irregolare. Tea, ci puoi spiegare di cosa si tratta, cosa significano questi termini? Allora, in poche parole, ovviamente è un'impresa titanica. Ci proverò, insomma, un pochino... Per noi ignoranti. Allora, per l'arte noi relazionale è quella forma d'arte che prevede una... che si stabiliscano dei rapporti, una coprogettazione, ma anche una relazione con dei temi precisi, con l'ambiente in cui ci si muove, quindi tiene conto di luoghi, persone coinvolte, per farla proprio così semplice. L'art outsider è una definizione internazionale che incornicia quegli artisti che si esprimono
per il proprio, spinti dalla propria necessità, dai propri bisogni, e non intendono confrontarsi. Sembra, perché poi noi non possiamo entrare nella testa degli altri, quindi non sappiamo, dal comportamento sembra non abbiano interesse e motivazione a confrontarsi né col mercato né con il sistema culturale contemporaneo. No? Ci puoi fare qualche esempio a riguardo di Art Outside? Per esempio gli artisti nostri coinvolti nel progetto, no? Ernesto Levecque, Laura Biella, e Gaetano Carusotto, che sono persone che hanno un talento espressivo, una necessità a produrre, a ricercare, perché poi tutti e tre sono anche studiosi del mondo, no? E se lo reinventano, se lo riscrivono, perché usano anche la loro scrittura, però lo fanno per il piacere di esistere così. Poi se si sentono valorizzati, ovviamente riconoscono questa valorizzazione e apprezzano, mentre ci sono anche altri artisti che sfuggono, anzi sono anche infastiditi dall'interesse del mondo. E arte regolare è ancora una categoria ancora più ampia, perché comprende anche artisti contemporanei che non hanno proprio interesse, cioè non sono così legati al mercato, insomma, no? hanno anche loro a loro volta un interesse verso quest'arte altra, di questi altrove, ecco. Quindi un alternativo ai massimi livelli. E poi i livelli sono tanti, perché è un macrocosmo fatto di cosmologie, certo, piccole, grandi, cioè, quindi è difficile prendere le misure. Sì. No? È la mia deformazione professionale da sociologo, forse, che mi porta a categorizzare tutto. Ci sono degli artisti invece che proprio vogliono sfuggire alle categorie, no? Certo, quindi, certo, immagino. Ecco. C'è questo bisticcio qua. E torniamo ad Anna Maria, ecco, ti ci ho anticipato qualche nome degli artisti che hanno partecipato, se ci puoi proprio dire chi sono, da dove vengono, cosa fanno e quali opere hanno realizzato. Anche, come si diceva all'inizio, avete instaurato una collaborazione con il Museo di Antropologia dell'Università, quindi dici tutto. Sì, gli artisti sono Laura Biella e Lia Cecchin, li nomino... in coppia, così come hanno lavorato, che hanno prodotto un'opera dal titolo Interrogative Mood, che è un titolo che si ispira ad un libro di Paget Powell. E questa è un'opera che presenta una serie di domande a cui si risponde con altrettante domande. E questa sequenza di domande in qualche modo rappresenta anche il loro processo creativo, sta un po' a testimoniare il modo in cui hanno lavorato e, se vogliamo, un po' la continua ricerca di un equilibrio attraverso appunto un porsi degli interrogativi e cercare una maniera appunto condivisa e coautoriale di arrivare alla realizzazione di quest'opera. Gaetano Carusotto e Corina Elena Coal hanno realizzato Tempi fatti e disfatti, che è un'opera fatta di scrittura e anche di disegno, e un'opera molto introspettiva per entrambi gli artisti. E Ernesto Levecque e Maya Quattropani hanno realizzato invece la città narrante, che è una rilettura, anche questa, del patrimonio del Museo di Antropologia, trasposta nella città di Torino. Loro hanno utilizzato come metodo quello della deriva urbana, e sono andati a ricercare oggetti che in qualche modo rappresentino la contemporaneità di oggetti presenti nel Museo di Antropologia. Tutte e tre le opere in realtà si ispirano, come dicevamo all'inizio, a manufatti piuttosto che a documenti, a diapositive, a schedature presenti nel patrimonio del Museo di Antropologia. Questo per un fine appunto di valorizzazione, come dicevamo all'inizio, ma anche per un fine di appropriazione, cioè fare proprio quel patrimonio, reinterpretarlo e in qualche modo attualizzarlo
attraverso i linguaggi evidentemente dell'arte contemporanea, ma anche proprio una contestualizzazione nella vita quotidiana e nella città, se vogliamo. Quindi è una trasposizione di questo patrimonio che per certi versi porta anche il museo fuori da se stesso e lo porta ad incontrare la città e i cittadini. Non a caso questo patrimonio quest'anno viene ospitato appunto da Palazzo Barolo ed è significativo perché il Museo di Antropologia è chiuso dagli anni Ottanta, è di fatto inaccessibile. Però questo progetto è anche un progetto di accessibilità culturale, che significa poter accedere a questo patrimonio rileggendolo e significa anche poter accedere all'arte come forma appunto di empowerment, come si diceva prima, ovvero una forma di darsi delle capacità e soprattutto riconoscerle e farle riconoscere al pubblico in qualche maniera. Sembra un bel esempio di collaborazione, sinergia vera e propria che funziona e porta qualcosa all'esterno veramente e anche all'interno poi delle persone che hanno partecipato. Ecco, ma da dove vengono, chi sono, nel senso, gli artisti, quale, diciamo, storia hanno? Per quanto riguarda Ernesto, Laura e Gaetano, già te avevi accennato appunto alla loro... Sono ragazzi che provengono dai centri diurni per persone con disabilità e frequentano gli atelier. Okay. E Laura, scusami, Lia, Corina e Maya sono delle artiste emergenti, under 35, selezionate dall'Associazione Culturale Arteco e in risposta appunto a questa finalità del progetto, che è quella di promuovere dei giovani artisti. Posso chiederti come nasce la scelta di affiancare un artista a un altro artista che ha disabilità? Come nasce la scelta? È casuale? Viene una conoscenza fra le persone? Ci sono delle attitudini simili per cui vengono accoppiati? Come nasce questa accoppiata, appunto? Sì, nasce evidentemente dall'individuazione. Per quanto riguarda ad esempio gli artisti emergenti, quest'anno è stato promosso un bando di selezione, quindi c'è stata comunque un'individuazione molto attenta, certo, delle persone che hanno partecipato, e lo stesso per quanto riguarda gli artisti outsider. E rispetto ai criteri di selezione e di individuazione può rispondere meglio di me Tea, ma il discorso sicuramente è che non si tratta di abbinamenti casuali ma ragionati sulla base di una serie di intenzioni e sì, di valutazione che abbiamo fatto insieme, esaminando gli autori che provengono dagli atelier, scegliendo quelli che ci sembravano più adatti ad un percorso di questo tipo, che appunto implicava anche il guardare al museo, il saper dialogare con l'altro, essere motivati a farlo. Ed essendo tutti e tre degli studiosi catalogatori, ci sembravano molto adatti a lavorare con una catalogazione di un museo, no? E quindi anche poi vedendo un po' la scelta degli artisti, allora si è cercato anche di trovare quella persona che potesse avere dell'empatia e della sintonia, no? Si cerca di mettere le persone nelle condizioni di operare al meglio, di capirsi. E quindi da parte vostra una grossa sensibilità. Forse, speriamo, insomma, ci abbiamo provato. Certo. Bene, prossima pausa, poi rientriamo in studio. Grazie. Eccoci rientrati in studio, siamo con le nostre due gentili ospiti, ricordo chi sono, Anna Maria Pecci e Tea Taramino. Allora, avrei una domanda per Tea, perché credo che questo sia una cosa che tu ci possa spiegare molto bene. Qual è il ruolo del comune come ente partner del progetto? Allora, il ruolo del comune come ente partner. Allora, il comune, restringiamo il campo, okay, alla divisione servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie, settore disabili, perché il comune, come ben sapete, è un organismo enorme, fatto di tante divisioni, eccetera, e quindi che si occupano comunque. La nostra divisione, che è una divisione votata al welfare, però ha anche una vocazione culturale e artistica. Perché? Perché si ritiene che comunque l'arte in particolare quella condivisa, quella partecipata, eccetera, produca occasioni di cittadinanza attiva,
produca occasioni di crescita in comune, perché ci si conosce, si lavora insieme, ci si guarda, si comunica e si scambia, no? Quindi questa divisione qua utilizza anche gli strumenti dell'arte per promuovere e valorizzare le persone di cui si occupa e sollecitare processi di inclusione sociale e contrastare la discriminazione. E poi noi da anni appunto ci occupiamo di progetti di arte relazionale, quindi è nostro dovere sostenere anche i giovani che producono dei pensieri nuovi, articolati e importanti. Quindi noi siamo come ente partecipando attivamente per sostenere anche queste realtà, che sono un po' la prospettiva del futuro. Sì, ma volevo chiederti, la funzione educativa dell'arte sulle persone soggette a fragilità sociale è anche terapeutica, è una situazione che può portare a uno sviluppo ulteriore di attitudini, di situazioni che potrebbero restare nascoste sotto il tappeto se l'arte non le tirasse fuori? Beh, senz'altro l'arte ha un ruolo importante, perché ti porta a materializzare, no? A rendere visibile, concreto, quello che senti, quello che pensi, quello che vedi, quello che è la tua storia. Quindi materializzando le cose tu devi fare conto, devi tenere conto del tempo, dello spazio, dei materiali, dell'altro, e quindi ti connetti con la realtà che ti circonda, sia delle persone sia dei mezzi che adoperi. Quindi è comunque aiuta a connettere la persona con la realtà e anche col proprio mondo interno, crea una sorta di canale che poi può riuscire meno bene a seconda del contesto, di come lo spazio, il tempo e chi hai intorno, no? Ti può agevolare, ostacolare, può anche avere delle valenze terapeutiche se questa cosa va proprio a portarti a un'evoluzione, perché mentre tu crei, produci e materializzi, magari riesci ad aggiustare qualche piccola parte di te o a capirne in più, però questo è sempre difficile da misurare. Si torna quindi al concetto di relazione, che è l'arte relazionale. Sì, perché l'arte è fondamentalmente una relazione, no? Tra sé e l'altro da sé, no? Che poi la fai da solo, chiusa nel tuo studio o sotto un tavolo rintanato, no? Oppure la fai in partenariato con qualcuno, però è sempre quella cosa lì. È chiaro che in più sei più difficile, perché devi negoziare bisogni, esigenze, tempi. Ognuno di noi ha dei tempi, devi accordarti con gli altri, quello non sempre è così automatico. È incredibile questa cosa che l'arte porta alcune persone a connettersi con la realtà, mentre invece sappiamo spesso che l'arte non sempre è realtà. Quindi è un discorso con mille sfaccettature molto interessanti. Sì, perché la connessione con la realtà può essere anche molto parziale, sì, no? Però tu per ideare, sognare, eccetera, devi anche andare al di là della realtà, no? E crei questo continuo vai e vieni tra il mondo altro e il mondo però della materia e delle cose concrete. Comunque, anche se sei il più matto dei matti, però per fare una cosa concreta devi procurarti il materiale, devi il segno, lo strumento per tracciare, devi collocare le cose, deve chiarire dentro di te qualcosa, deve avere un'intenzione, e quello è un piano di realtà comunque. E questo vuol dire essere artisti, diciamo che è una parte dei pezzi, perché io non credo di essere in grado di spiegare a nessuno cosa vuol dire essere artisti. È chiarissima quello che stai dicendo, però sì, direi di sì. Molto chiaro il concetto. Vuoi aggiungere qualcosa, Anna Maria, su questo discorso? Ma Teo è più che esaustiva ed è chiarissima, quindi no, direi che non mi sento di aggiungere nulla, se non forse cominciare ad anticipare che lunedì 26 maggio discuteremo anche di questi aspetti in un convegno internazionale che chiuderà il progetto. Beh, ma ne parleremo nella prossima parte di puntata in modo molto approfondito. Bene, quindi ci sentiamo fra un attimo.
convegno internazionale che sarà lunedì 26 a Palazzo Barolo. Mi fermo qui perché Anna Maria ci dirà tutto e il contrario di tutto. Sì, come appunto anticipavo poco fa, è la giornata che chiude in qualche maniera il progetto, anche se la mostra rimarrà ancora visitabile fino all'8 giugno, sempre a Palazzo Barolo. Il convegno è un po' il momento in cui cercheremo di tirare le fila di quanto realizzato in questa seconda edizione, e lo faremo però confrontandoci con ospiti internazionali, proprio perché ci interessa in qualche modo stabilire anche così, approfittare di un dialogo tra buone pratiche europee e buone pratiche italiane. Quindi la mattina ci interrogheremo ad esempio su quali sono le relazioni tra arte contemporanea e arte outsider, ma ci chiederemo anche se l'arte crea legami e in che maniera e quali legami crea. Parleremo anche di formazione, di accessibilità, di inclusione sociale e culturale. Cercheremo di delineare lo stato dell'arte e di capire quali possono essere le prospettive future. E poi ci soffermeremo anche sul fare network, cioè cercheremo di capire l'importanza del fare, dello stare in relazione con altri enti, con altri soggetti pubblici e privati, e cercheremo di capire come si può fare network, l'importanza che ha. Evidentemente poi nel pomeriggio presenteremo il progetto, quindi ci addentreremo nelle fasi del progetto e lo faremo in maniera polifonica, nel senso che tutti noi protagonisti ne parleremo e quindi ne parleranno anche le artiste e gli artisti. Il tutto poi verrà chiuso da una tavola rotonda che verrà moderata da Anna Detheridge e dalle conclusioni che verranno tratte da Caterina Seia. Gli ospiti sono molti, provenienti da diversi paesi, dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Germania, e avremo anche in video intervista Massimiliano Gioni e un'antropologa statunitense da Denver, Cristina Krebs, che ci aiuterà a riflettere anche proprio sull'importanza dei patrimoni culturali in un'ottica di arte partecipativa, relazionale. Quindi ci saranno delle figure eterogenee che discuteranno su tutti questi argomenti, quindi dell'antropologia, l'arte, se ho capito bene. Sì, è esattamente così, anche perché il progetto sia nella prima edizione che in questa seconda edizione si è contraddistinto per l'interdisciplinarietà, quindi noi stessi partecipanti a vario titolo come coordinatori, ideatori, curatori, proveniamo da diverse formazioni disciplinari, per cui siamo antropologi, storici dell'arte, artisti, educatori, e quindi questa interdisciplinarietà ci piace poi portarla anche lunedì in questa occasione, quindi ospitare persone che comunque possano confrontarsi anche su più piani e anche su un livello di intersettorialità in qualche maniera. Ecco, ci interessava molto, ci affascinava questo discorso della tavola rotonda. In cosa consiste brevemente? Sì, la tavola rotonda auspichiamo che sia tale, nel senso che ci piacerebbe che veramente ci sia proprio la tavola rotonda. Sì, uh-huh. Che sia un confronto reale tra esperti, curatori, artisti. Come anticipavo poco fa, la moderatrice sarà Anna Detheridge e in video intervista sarà presente Massimiliano Gioni, ma anche Cristina Krebs, Mattia Pellegrini, Margherita Sani e Bianca Tosatti saranno invece presenti di persona. E la tavola rotonda vuole in qualche modo riprendere quelli che saranno gli argomenti emersi durante la giornata e ridiscuterli, rielaborarli in una forma critica, per lasciare al pubblico partecipante qualcosa su cui riflettere. Evidentemente è una sorta di patrimonio anche lì da portare con sé, sperando insomma che poi veramente si possa in qualche modo seminare qualcosa che magari possa dar vita ad altre progettualità, certo, ad altre esperienze. Quindi aperta a tutti?
Il pubblico può partecipare? Sì, 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 il convegno è aperto a chiunque, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Questo va ricordato. Sì, per il numero limitato di posti. Visto quindi, che il tempo stringe, fino a domani, giusto il tempo per sì, 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 chiederemo di iscriversi entro domani. La scheda di iscrizione si può trovare sul sito del progetto www.artedifferenza.it/blog, nella sezione news è presente tutta la documentazione. Preparatissima. Sì, sì, sì. Aggiungiamo soltanto una piccola notizia che l'ho trovata molto interessante. La location non è stata scelta a caso. Palazzo Barolo perché? Palazzo Barolo perché è emblematico anche di una storia culturale e sociale molto evidentemente importante qui a Torino, perché è un luogo che appunto storicamente ha connesso educazione, cultura, ma anche evidentemente sostegno e promozione sociale nei confronti di situazioni di svantaggio. Quindi è sicuramente un contesto, una sede prestigiosa, bellissima, quindi c'è sicuramente un discorso di patrimonio culturale molto molto importante, coniugato però evidentemente anche ad una finalità sociale altrettanto importante, e quindi in questo senso un ringraziamento va sicuramente a Caterina Seia, che non a caso concluderà poi il convegno per averci insomma ospitato. E quindi bellezza e sociale vanno di pari passo quando si vuole. Sì. Poi da Platone in poi aggiungo la diversità, anche con la diversità, la diversità. Sì, certo. E bene, allora direi che se non c'è altro da aggiungere abbiamo ricordato tutto, quindi lunedì 26 ci saremo anche noi a seguire, anche noi di Volonbrite a seguire l'evento, io e Mauro sicuramente, ma anche altri, e dalle 9 lunedì 26 appunto a Palazzo Barolo, che è in via, io non mi ricordo, ricordiamo, via Corte d'Appello, giusto? 20. Via 20. Delle, non è? No, in via delle Orfane, l'ingresso principale, okay. Però in genere si entra da via Corte d'Appello, okay. 20, okay. Comunque di lì o di là, cioè, sono ad angolo. Per noi i mezzi pubblici guardate internet, noi non li sappiamo, ve li prendere. Va e comunque in centro, vicino a via, esatto, Garibaldi. Potete andarci a piedi, anzi in bici soprattutto. Ecco, muovete bici. Conviene perché... Ok, no. Ringraziamo quindi Anna Maria Pecci per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. E grazie anche a te, a Taramino. Grazie a voi. Grazie Mauro. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Mauro. E grazie agli ascoltatori. Ario in regia, Paolo in regia audio, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Volonbrite ringrazia per la collaborazione la redazione Città Aperta del Comune di Torino.